Benvenuti a Rebus, questioni di conoscenza. Questa sera proseguiamo il cammino che abbiamo intrapreso la scorsa settimana con questo ciclo a cui abbiamo voluto dare il nome dei misteri della Genesi, dove nascono gli dèi. Le domande alle quali tentiamo di approdare durante il corso di queste serate sono quelle di sempre, quelle fondamentali che si pone l'umanità fin dalla notte dei tempi, cioè chi siamo, da dove veniamo. Però ovviamente le risposte è molto difficile darle. Quello che possiamo fare è tentare di ragionare su elementi concreti. E secondo noi un modo concreto di ragionare su questi argomenti è quello di interpretare, per esempio, la mitologia delle antiche civiltà, trovando grandi comunanze. Allora vi presento gli amici con cui questa sera affronteremo ancora l'argomento dell'antico Egitto per arrivare poi alla cultura cicladica. E sono Daniela Bortoluzzi, ricercatrice indipendente, tra le altre ha scritto Alla ricerca dei libri di Thoth, che è un grande studio proprio sulla civiltà dell'antico Egitto. Giovanni Francesco Carpeoro, direttore della rivista Era, studioso di simbologia, tra gli altri ha scritto Il volo del pellicano e Labirinti. Grazie per essere con noi. E poi Devana, una grande studiosa di misteri delle antiche civiltà e che molto spesso ritroviamo nelle puntate di Rebus e ci aiuta a capire e conoscere, perché questo è lo spirito di Rebus. Prima di cominciare a fare i nostri ragionamenti, proseguiamo la strada che avevamo intrapreso la scorsa settimana con la prima puntata dedicata a questo ciclo. Siamo rimasti nella centralità dello studio dell'antico Egitto e siamo arrivati a due figure fondamentali, quella del dio Amon e poi attraverso la figura della regina Hatshepsut a comprendere quanto sia importante il lato femminile in questo studio che noi vogliamo intraprendere. Abbiamo parlato di Luxor, ci spostiamo di pochissimo perché andiamo a Karnak, vediamo. Siamo a Karnak, il più grande complesso di culto al mondo. Furono i faraoni del Medio Impero a volerlo e lo vollero alle porte di Luxor. Alla città era congiunto da un viale che era lungo oltre 2 chilometri, completamente costellato da sfingi, un simbolo che doveva servire a rendere grandioso questo complesso monumentale. Dall'altra parte, l'ingresso ovest, quello che arrivava fino al Nilo, ancora sfingi che terminavano proprio là dove c'era il Nilo, dove per gli egizi cominciava la vita. Ogni faraone contribuì ad ingrandire il complesso di Karnak apportando modifiche e lasciando così la propria traccia fino al 300 a.C. Ma più che i faraoni è la figura del dio Amon ad accogliere i visitatori tra i resti di obelischi e mura che si snodano oltre il viale di sfingi dalla testa d'ariete. L'animale, raffigurato con il disco solare tra le corna ricurve, secondo il mito avrebbe attraversato gli inferi per donare nuova vita alle anime dei morti. Sulla sponda occidentale del Nilo riposano infatti i corpi dei faraoni e delle loro regine, a cui solo Amon, il portatore di luce, può donare nuova vita. Come creatore di tutte le cose, Amon regolava il tempo e le stagioni, controllava i venti e le nubi al pari del padre degli dei greci, Zeus. A collegare tra loro tempi e divinità era il rito della fertilità celebrata nella festa annuale di Opet. Durante la cerimonia sacra, la statua di Amon era trasferita lungo il Nilo dal tempio di Karnak a quello di Luxor. Insieme ad Amon-Ra era l'intera triade tebana ad essere venerata tra le colonne scolpite di geroglifici di Karnak. Vi era la dea Mut, la sposa rappresentata sotto forma di donna e di avvoltoio, e il dio Khonsu, il figlio di Amon e Mut. Il concetto familiare della triade padre, madre e figlio come nucleo della società egiziana si rifletteva nel mondo simbolico degli dei egizi.
stiamo addentrando nel comprensorio dedicato al culto di Karnak. Questo, come abbiamo detto, è il più grande comprensorio dedicato al culto dagli antichi egizi. Entriamo per la prima volta in questa cappella, non è ancora entrata nessuna televisione prima d'ora, per sottolineare ancora una volta l'importanza che ha Horus per gli antichi egizi. In questa raffigurazione vediamo il faraone Ramsete III di fronte proprio al dio Horus, il dio della vita, il dio della protezione, e ancora una volta gli rivolge un'offerta a sottolineare quanto sia importante il dio Horus per gli antichi egizi. Dunque cominciamo con questo contributo a tracciare anche un ponte verso la civiltà che prenderemo in considerazione nelle prossime puntate, che è quella che può essere ricompresa sotto il grande ombrello della civiltà ellenica, e anche questa sera parleremo in particolar modo della civiltà cicladica. Di questo servizio però una cosa che ci deve colpire fra le tante è l'importanza data alla figura della triade. Una figura che poi ritroviamo in tutte le antiche civiltà, non soltanto anche oggi per noi la triade di padre, madre e figlio rappresenta una importanza suprema. La domanda, Carpeoro, che vorrei farle però è, secondo lei, quanto peso dobbiamo dare alle due ipotesi, cioè che tutto sia frutto semplicemente della spontaneità di queste figure, della naturalezza con cui queste figure sono emerse? È ovvio, il nucleo familiare ha la sua sacralità, oppure se tutto deriva da una matrice comune, una matrice antichissima che affonda le sue radici nelle dimensioni recondite della storia. Che ne pensi? Io credo che le figure della teogonia egizia abbiano una specie di doppio aspetto. Ricordo un autore inglese che si chiama David Mix, il libro fu pubblicato in Italia dalla Rizzoli qualche anno fa, che si occupò esclusivamente degli aspetti della vita quotidiana degli dei. Perché i testi degli dei che ci sono arrivati, degli dei egizi, della divinità egizie, descrivono anche la loro vita quotidiana, descrivono gli aspetti più quotidiani della loro vita, come se fossero degli esseri umani normali e non degli esseri divini. D'altro canto, con eguale analiticità e con eguale specificità vengono invece delineati degli aspetti simbolici che probabilmente risalgono da molto più lontano della stessa civiltà egizia che noi conosciamo. E vorrei fare un'ultima precisazione. Il senso della Trinità quindi assume una dimensione di famiglia nella Trinità che è stata evocata padre, madre e figlio. Ma c'è anche un altro tipo di Trinità. C'è la Trinità puramente divina, perché Amon non è da solo, Amon è Ra e Khepri, cioè il Sole in tutte le sue manifestazioni, quindi sono tre dei, non è solo Amon. E anche questa è una caratteristica che ritroviamo molto spesso nelle antiche civiltà. Bortoluzzi, lei che ha studiato per molti anni la civiltà egizia, che cosa ne pensa? Quale può essere il retaggio attribuibile alla figura della Trinità? La figura della Trinità c'è sempre stata, perché a parte negli ultimi anni in cui la figura del femminino, anche parliamo della Chiesa attuale, è stata cancellata volutamente e solo recentemente sta ricominciando a prendere piede, quindi anticamente c'era il Dio e la Dea, cioè il Dio creatore e la Dea creatrice in un'unica essenza. Sì, però il punto è questo, al di là poi delle interpretazioni che le singole civiltà hanno dato, quella della triade è una figura centrale, una figura importantissima, la ritroviamo per esempio nell'Antico Egitto anche a proposito di Isi, di Osiride e di Horus, la ritroviamo poi, visto che ci arriveremo nella civiltà ellenica, lo stesso Zeus ha un padre e una madre, il tempo e la madre terra, ma tutto questo nasce da un'esigenza naturale che l'uomo ha di identificare delle cose che stanno nella natura, oppure invece non fanno altro che ripercorrere attraverso la mitologia una storia antichissima, cioè la storia da cui noi stessi deriviamo.